A un primo sguardo la pista di atterraggio per gli elicotteri sembra perfetta, e lo è. D'altronde sono stati spesi 337.000 euro di soldi pubblici per i lavori di ristrutturazione della piattaforma. Il 2 luglio del 2007 fu anche fatta l'inaugurazione in pompa magna con il taglio del nastro e il primo volo. Peccato che sia stato anche l'ultimo fino ad ora. Siamo al centro traumatologico ortopedico di Roma, quartiere Garbatella, quello diventato famoso in tutta Italia con la serie TV di Cesaroni, tanto per intenderci. La vicenda dell'eliporto, servizio indispensabile per i trasporti di emergenza, è l'emblema di come possano essere sprecate risorse e opportunità. Realizzato sul finire degli anni 90, chiuso nel 2003 per ristrutturazione, è stato riaperto nel 2007 solo per il giorno dell'inaugurazione. Su quella piazzola, nonostante i lavori, non si può né atterrare né decollare. Lo stop ai voli è stato imposto dall'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, per motivi di sicurezza. Ecco cosa relazionano i piloti del 118. Impossibile effettuare qualunque manovra. Il sito risulta completamente congestionato da ostacoli sui 360 gradi. Nell'ordine, una gru che girando porta il suo braccio pericolosamente vicino alla pista, due palazzi altissimi sorti all'improvviso sulla rotta di avvicinamento, alberi a destra e a sinistra. I palazzi sono venuti dopo, quando è stato costruito l'eliporto assolutamente non c'erano, come vede stanno ancora crescendo. Visto che i palazzi non si possono demolire, per riattivare la pista l'ENAC chiede il sacrificio della vegetazione circostante, che gli alberi vengano abbattuti o almeno radicalmente potati. Si farà e presto, promette la direzione sanitaria. Intanto la commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario ha avviato un'indagine. Non mancano le interrogazioni al Consiglio regionale. La piattaforma del CTO è una piattaforma importantissima. Non ci si può fermare di fronte al fatto che c'è una gru che deve essere rimossa. In compenso è stata appena risolta l'altra vicenda del CTO romano, che per mesi ha fatto gridare allo scandalo, quella dell'angiografo, un sofisticatissimo macchinario costato 940.000 euro. Installato e montato nel gennaio 2009, l'angiografo per 11 mesi non è mai stato utilizzato per questioni burocratiche. La settimana scorsa lo sblocco.